un negozio di alimentari molto molto particolare, senza barriere e senza chilometri, ovvero chilometro zero. È il progetto L'Officina delle Inclusioni e il punto vendita Natura Solidale, inaugurato ieri presso il centro Una Speranza a Sala Consilina, un punto vendita dei prodotti coltivati e realizzati dagli ospiti della struttura e dagli operatori nei terreni e nelle aie nei pressi della strutture dell'edificio Una Speranza. Siamo nell'Officina dell'Inclusione, è il titolo di un progetto che ci è stato sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, sostenuto all'associazione Una Speranza Onlus di Sala Consilina, che è un'associazione composta da familiari di disabili e che gestisce il centro diurno Una Speranza qui a Sala Consilina. L'Officina dell'Inclusione è un progetto che mette insieme le persone con disabilità insieme alle persone abili per dare la possibilità ai nostri terreni di essere fertili, fecondi. Difatti abbiamo messo a produzione ortaggi, abbiamo messo a produzione una serie di attività di natura agricola compatibili anche con le abilità dei disabili, per mettere insieme, ecco, chi fa più fatica con chi può essere aiutato a potersi esprimere. Ecco, vogliamo che il mondo della disabilità non sia soltanto un mondo che recepisce delle azioni, ma è un mondo che ha una risorsa inesauribile, che è la bellezza della loro vita, la loro creatività, la loro voglia di stare nel mondo e di viverlo in maniera da protagonisti. Qui si integra la natura con tutti gli altri aspetti della solidarietà e in particolar modo del mondo della disabilità. E per la disabilità e con la disabilità abbiamo sempre di più potenziato anche l'agricoltura sociale, e questo progetto ci aiuta proprio a renderla sempre più fruttuosa al fine di integrare sempre di più le categorie svantaggiate. Quindi il nostro obiettivo è quello di creare delle attività nel verde, nella natura, a contatto con la natura, per fare in modo che i disabili possano essere parte integrante della comunità.